presenza di Alberto qui diciamo, rappresenta un'occasione. Quando parliamo del grande prestigio dell'isola di Ischia, no? Un prestigio culturale, in qualche modo anche attraverso queste presenze si diciamo, palesa in maniera chiara. Alberto Riguro è inserito all'interno di un progetto che dal mio punto di vista è veramente di estremo interesse perché mira il progetto dell'associazione Vila, che mira, diciamo, attraverso, diciamo, che appunto ha titolo Il grande prestigio culturale dell'isola d'Ischia, e mira proprio a, diciamo, un'interpretazione da parte di chi oggi fa cultura, di una serie di personaggi che in qualche modo hanno sentito l'influenza dell'isola d'Ischia e che soprattutto l'hanno trasmessa attraverso la propria produzione. Nello specifico quindi c'è il confronto tra diciamo, due sensibilità che però in effetti percorrono la medesima passione per l'isola d'Ischia, perché Alberto è praticamente più ischitano di noi, devo dire, nel senso che è un appassionato frequentatore della nostra isola e quindi in qualche modo è veramente interessante a scoprire che dialogo possa esservi tra appunto chi attraverso il proprio modo di percepirla, quest'isola con le sue trasformazioni naturalmente, possa anche rileggerla attraverso chi l'ha osservata prima con le sue caratteristiche. Io veramente do un benvenuto in biblioteca, a quella Antoniana, e sono convinta che appunto sarà interessantissimo insomma, poter scoprire quali sono queste analogie, quali sono queste differenze, quali sono queste comuni modalità, diciamo, di intendimento, diciamo, quella che è la nostra realtà locale, la nostra isola con le sue bellezze, ma soprattutto con la sua storia culturale. Io ringrazio la professoressa Micelli, sicuramente è un onore e un privilegio darci lettura. Questa serata viene dopo un'altra serata, sempre alla Biblioteca Antoniana, dove abbiamo parlato del Bar Maria di Forio, che era il bar dove grandi personaggi dell'arte, della letteratura, della poesia si incontravano. Ingeborg Bachmann frequentò anche il Bar Marie, però me la sono tenuta a parte perché ho scoperto che siamo vicini di casa. Cioè, a distanza, questo è un po' surreale questa situazione, a distanza di 60 anni, perché la Bachmann venne a Ischia nel 53, agosto del 53, siamo a distanza però di 100 metri, perché prese una casa dove adesso che lo ricorda, proprio a 100 metri da casa mia. Questa cosa mi ha molto entusiasmato e quindi ho tenuto a parte questo personaggio e poi l'ho approfondito un po' e quindi stasera ne parleremo. Inizio di settembre, volevo bere whisky e una soda, e controsenso, zomai la moto ruggendo verso il pub. Aveva un fiore tra i capelli, girda, 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 muoveva passi di gazella. Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Le chiesi di montare con me su rock and roll del sesso, ma di rimando le disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Thank you.
adesso siamo in sette, marmocchi su cera e noi due, e per compenso sgogo soltanto e tutto senza sesso. Credevo, ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente mia. La tua di te non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra il bischero, i sensi atrofizzati, indormiviglie indotte, l'ombrico e la mela. Per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro che il mischero, la mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la via di Ignazio, il mondo fuori stanza, mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite. E sono. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 Gilda.